Ciao a tutti, eccomi qua. Allora, oggi vi voglio parlare del verbo avere e vedere un attimino come si può usare anche insieme al verbo essere che abbiamo fatto la scorsa lezione. Allora, il verbo avere al tempo presente. Iniziamo subito. Io ho, tu hai, lui maschio ha, lei femmina ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Questo è il verbo avere al tempo presente. Quindi io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Io, prima persona, tu, seconda persona, lui o lei, lui maschio, lei femmina, terza persona singolare, noi, prima persona, prima persona plurale, voi, seconda persona plurale, loro, terza persona plurale, come vi ho insegnato nello scorso video. Allora, tutto questo abbiamo detto che è il verbo avere. Invece, quello che abbiamo visto la scorsa lezione era il verbo essere. Il verbo essere, se vi ricordate, se avete ripetuto, ormai lo sapete, quindi l'avete imparato. Proviamo a ripeterlo. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete. Loro sono. Proviamo adesso a parlare di noi. Chi sono io? Cosa faccio? Che lavoro faccio? Di dove sono? Vi ricordate? Io sono italiana. Io sono marocchina. Io sono tunisina, io sono iraniana, algerina, brasiliana del Brasile, oppure argentina, oppure spagnola, francese, ok? E quanti anni ho io? Tu quanti anni hai? Allora, vediamo. Io sono Susi. Ho 44 anni. 44 anni. Sono di Torino. Sono
Quindi, io sono quindi italiana. Sono sposata. Sposata, ok? Da 23 anni. Io ho due figli. Io ho un lavoro statale. Io sono insegnante di lingua italiana. Di lingua italiana. Sono laureata. Cosa vuol dire laureata? Laureata. Io sono laureata. Ok? Chi sei? Non so. Chi sei? Quanti anni hai? Io ho 44 anni. Tu quanti anni hai? 20, 30, 50. Che occupazione hai? Io sono insegnante. Io sono professoressa. Ok, quindi io sono con il nome, io sono di dove? Di Torino. Io sono sposata, tu sei sposata, tu sei sposato maschio. Io ho due figli, Carlo e Matteo. Tu hai figli? No? Sì? Io ho un lavoro. Hai un lavoro? Ce l'hai un lavoro? Tu? Io sono laureata, ma mio figlio è diplomato. Ok, benissimo. Per oggi ci fermiamo qui.